Gli interventi che sono stati fatti in precedenza alla protezione civile si sono vanificati nel corso di questo periodo, pertanto io penso che oggi la protezione civile, che dovrebbe essere ed è il massimo esponente per prevenire eh, determinate situazioni di criticità nei confronti della collettività, oggi non ha adempiuta a quello che è il suo mandato. Il presidente dell'AMAM, Leonardo Termini, parla della protezione civile come di soggetto inadempiente in relazione ai lavori mai avviati sulla collina di Calatabiano. Parole forti pronunciate ieri dal vertice dell'azienda meridionale Acque dopo i lavori tampone per chiudere la crepa che si era creata sotto la condotta emergenziale che fa arrivare l'acqua a Messina. Un campanello d'allarme che solo la conferma di quanto più volte evidenziato sia da Termini che dal sindaco di Calatabiano, Giuseppe Intelisano. Oltre che ripetutamente dal nostro telegiornale, i tubi neoprene posizionati alla fine del 2015 su quel fragile territorio per essere utilizzati solo per un periodo di tre mesi sono ancora lì su una collina che rischia di franare. Gli elementi della condotta metallica per la costruzione del nuovo acquedotto sono già stati acquistati dall'AMAM ma se la protezione civile non avvierà i lavori di consolidamento della collina annunciati per l'inizio di settembre ed ancora nemmeno appaltati, il nuovo acquedotto non potrà essere realizzato e Messina rischia ogni giorno una nuova crisi idrica.